Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. È contento, il Palermo cresce bene, l'abbiamo vista sorridente in tribuna a Bad. Beh, è un ambiente molto molto positivo, molto buono, un ambiente che vuole lavorare, dove vanno tutti d'accordo, è un ambiente che mi ha tranquillizzato perché abbiamo un'ottima squadra. Cosa ha dato a questa squadra Gattuso? Moltissimo, ha dato moltissimo alla squadra, ha dato moltissimo a noi della scelta dei giocatori perché abbiamo scelti tutti insieme. Senta, si parla tanto di Sorrentino, Hernandez, sempre in chiave mercato. Qual è la situazione? Perché manca ancora un mese alla chiusura del mercato. Noi il mercato in entrata l'abbiamo chiuso, il mercato in uscita andiamo a vedere, sappiamo che abbiamo 4 portieri, 2 dovranno andare via, per cui vediamo un po'. Quindi insomma, chi vuole resta. Ma non posso tenere tutti e 4, se li pagate voi. Percentuali di permanenza di Hernandez quante sono presenti? Ma non esistono percentuali di permanenza, in questo momento è 100%. Non esiste un'altra soluzione al di fuori di Hernandez. Hernandez sta giocando bene, ha fatto 2 gol anche ieri, per cui non era Palermo A, Palermo B, ma erano Palermo mescolato, perché hanno messo nel Palermo B l'Hernandez, mi sembra strano. Erano misti tutti e due e hanno combattuto come una partita vera. E senta, che effetto le fa dopo 9 anni di Serie A di ritrovare... di ritrovarsi in B con colleghi, insomma, che male, per i colleghi va bene, male, mi sento male, strettissimo nella Serie B, come si sente stretta Palermo. L'abbiamo vista abbracciare Foschi. Beh, Foschi è un grande affetto che unisce entrambi dai ricordi del passato e dalla stima reciproca che abbiamo. Ho detto che lui tornerebbe a Palermo anche a nuoto, è vero. Senti, il Palermo c'è così in pole position. Come? È già in pole position, faremo così per questo campionato. Ma essere in pole position all'inizio del campionato non serve a niente, bisogna vedere poi durante il campionato l'inizio che avremo. È in pole position nel senso che secondo me è un'ottima squadra con un ottimo allenatore, così come in pole position la Juventus nel campionato di Serie A, ma mica sappiamo se lo vince. Presidente, lei ogni tanto si diverte con i pronostici, questo non le costerà niente, le chiedo secondo lei con chi comincia il campionato, quello verifichiamo alla fine. Col Trapani. Senta, invece i tifosi rispondono, 3.000 rinnovi, insomma la gente comunque ha fiducia in Gattuso, in questi ragazzi. Sì, ma io sono convinto che quando noi cominceremo a fare risultati e a giocare bene lo stadio si riempirà lo stesso. Insomma. Dobbiamo emulare Napoli quando in Serie C fece la prima partita, erano in 50.000. Un errore da non ripetere? Ma le cose nella vita succedono, per cui è successo questo a Palermo, una concomitanza di errori e anche di situazioni esterne non favorevoli che hanno condizionato un po' tutto il nostro campionato, anche la Dea Fortuna quest'anno scorso ci aveva abbandonato completamente, e tutti i settori si sono dimenticati del Palermo, speriamo un po' di... Il giocatore su cui scommette per la prossima stagione? La squadra. Possiamo dire che il Palermo è la corazzata della Serie B? La? Corazzata. No, possiamo dire, come ho detto prima, che come la Juventus si presenta con i favori del pronostico in Serie A, così il Palermo si presenta con i favori del pronostico in Serie B, avendo tanti giocatori da Serie A. Sarei più tranquillo con questa squadra a fare un campionato di Serie A? Se mi dicesse faccio un campionato di Serie A, direi arriverei nelle prime 10 sicuramente. In Serie B è difficile. Scorso, è più forte di quella dell'anno scorso? Non è più forte di quella, è squadra. E ha un allenatore, è un ambiente diverso, completamente diverso. Ragazzi, l'ultima che è presente si deve andare a Bravo. La difficoltà è soprattutto calarsi nuovamente con la mentalità in questo campionato che da molto tempo non vede il Palermo. Sì, ma siccome abbiamo lottatori tutti, come prima persona Ringhio che è lottatore più di tutti, non è un problema. E poi ci sono tanti giocatori che hanno fatto già la Serie B e la conoscono. Grazie. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.